È importante che il loro papà sia un femminista, perché questo adesso loro si aspetteranno da ogni uomo. Queste parole le ha dette, anzi le ha scritte Barack Obama e mi sembrano il miglior commento possibile all'evento di quest'anno, forse di questo inizio secolo, la candidatura di Hillary Clinton alla Casa Bianca, la corsa della prima donna per la Casa Bianca. Il primo presidente nero, che esce dalla Casa Bianca facendo un bilancio non solo e non tanto di quello che lui ha fatto, ma anche di questi anni come padre, e si dice femminista. Barack Obama è femminista. Una parola che da noi in Italia è un marchio del passato, invece, negli Stati Uniti evidentemente no. Io penso che, la carica simbolica del possibile avvento della prima donna alla Casa Bianca, non l'abbiamo ancora ben capita. Ci siamo un po' abituati a questo refrain, la prima donna alla Casa Bianca. La prima donna alla presidenza del paese più potente del mondo ha una carica simbolica importante. In quello stesso articolo su intervista sulla rivista Glamour, Barack Obama dice: dai 100 anni in qua, da quando le donne hanno conquistato il voto, tanta strada è stata fatta, tanta strada resta ancora da fare. Quella che resta ancora da fare è molto dentro di noi ed è nella lotta agli stereotipi e ai condizionamenti culturali e ai possibili colpi di coda del passato. Ecco, il simbolo di una donna che diventa presidente degli Stati Uniti d'America è proprio un aiuto per questa strada che resta da fare dentro di noi. Va detto però che a fianco a questo, noi ci siamo un po', prima dicevo, sembra un po' banalizzata questa corsa di Hillary Clinton a Casa Bianca. Sembra che la vera rottura non è la donna che rompe il soffitto di cristallo più forte del mondo, ma la vera rottura è nella candidatura del suo rivale, di Donald Trump, che si propone come l'uomo dell'anti-establishment, oltre che con una fortissima componente di maschilismo. La campagna elettorale è stata assai misogina, con sottolineature continue della debolezza di questa candidata. Non solo, il rivale di Hillary Clinton alla Casa Bianca si propone anche come l'uomo che viene dal basso, che non è parte di quell'establishment. Hillary Clinton infatti non è da questo punto di vista una candidatura di rottura, tant'è che nella corsa delle primarie le ragazze più giovani, più rivoluzionarie, le hanno preferito il vecchio bianco Bernie Sanders, portatore di un messaggio più radicale. Le donne non sono necessariamente le più radicali, è radicale il simbolo dell'arrivo di una donna alla Casa Bianca, ma le donne, la prima donna che ha rotto un soffitto importante è Margaret Thatcher, quindi l'artefice della rivoluzione liberista. Però c'è qualcosa di diverso, un'altra novità che la eventuale vittoria di Hillary Clinton può portare, è che in un momento di tale reazione alla politica e all'establishment da far rendere popolare un messaggio che è contro le competenze quasi, contro il saper fare, contro il professionismo della politica, Hillary Clinton, come tutte le donne che si sono dovute fare strada, ha dovuto dimostrare di essere più brava, non brava, più brava, quindi è molto competente. E quindi una sua vittoria dopo quello che è successo in Europa, dopo l'ondata populista ovunque, dopo l'ondata di quella che è stata definita un po' l'era della politica delle bugie, una sua vittoria sarebbe anche il primo segnale che la competenza paga. Non è poco, secondo me, come contributo che le donne possono portare alla politica.